in via di principio non sussistono dei divieti di balneazione all'interno di quelli che sono i nostri laghi e all'interno di quelli che sono i nostri fiumi, fatta eccezione ovviamente per quelle aree che sono previste dalla normativa vigente, per esempio nei pressi dei pontili, lungo le rotte di navigazione, piuttosto che all'interno delle aree protette. L'invito è ovviamente a sincerarsi prima di entrare in acqua, sia esso un lago o un fiume, di verificare che non vi siano delle specifiche ordinanze emesse dai sindaci che identificano uno specifico problema. Spesso e volentieri abbiamo delle aree che sono storicamente molto pericolose, dove possiamo trovare delle buche, dove possiamo trovare del materiale all'interno dell'alveo piuttosto che all'interno del lago, che rende quel tratto particolarmente pericoloso. In questo caso i sindaci solitamente emettono delle ordinanze e ne danno ovviamente comunicazione anche visiva attraverso dei cartelli o delle bacheche informative direttamente presso gli argini. Le regole sono ovviamente sempre quelle del buon senso, quelle che conosciamo tutti quanti noi. Innanzitutto non recarsi in questi luoghi da soli, ma comunque sempre accompagnati, per avere ovviamente qualcuno che possa essere nella condizione o di soccorrerci o in alternativa di poter allertare i soccorsi. E poi le ovvie regole del buon senso, ovvero sulla prudenza e tutte le regole legate alla balneazione dopo l'alimentazione, dopo i pasti e soprattutto in determinate condizioni di particolare caldo, ovvero di particolare freddo.